La città di Campi e il piccolo borgo di Pietracamela hanno rappresentato l'Abruzzo alla BIT di Milano. Oltre allo stand istituzionale della regione, solo queste due realtà teramane si sono presentate alla Borsa Internazionale del Turismo, offrendo pacchetti soggiorno pieni di arte, cultura e una montagna meravigliosa. Campi è il terzo anno che va a questa manifestazione, quest'anno siamo stati insieme a Pietracamela. Noi lo volevamo molto quest'anno perché è successo tantissimo nel nostro territorio, tra frane, maltempo, tempo e il terremoto, quindi avevamo bisogno di far conoscere le nostre bellezze, anche perché nei mesi precedenti al terremoto avevamo avuto un grosso riscontro di flussi turistici, e questo è anche perché abbiamo partecipato a questa Borsa Internazionale del Turismo in cui ci sono tutti gli operatori turistici del mondo, e quindi è una vetrina importante per far conoscere il nostro territorio. Intanto domenica 9 aprile a Campi appuntamento per gli appassionati del quad con il secondo raduno nazionale organizzato dall'associazione sportiva Anfibi. Alla scorsa edizione hanno partecipato centinaia di persone provenienti da tutta Italia, appassionate di fuori strada ed escursioni estreme. Berardo Marchetti, presidente dell'associazione sportiva Anfibi, il 9 aprile secondo raduno quad a Campi. Come si svolgerà la manifestazione? Tecnicamente si svolgerà, arrivano in piazza la solita iscrizione, fa una breve descrizione del percorso, una fangaia subito, immediatamente, poi sterrato veloce, si sale in montagna fino a circa 1000 metri, dove quest'anno avremo ancora la fortuna di trovare la neve, la fortuna sfortuna di trovare la neve, per poi riscendere verso la vallata, un piccolo sforamento di percorso verso il comune di Civitella, poi rientro sempre a Campi, percorsi prevalentemente sterrati, per poi entrare nel tecnico con delle pietraie dove più trial che percorso veloce, piccoli guardi di fiume, risalire un fiume per circa 85 km e ritrovo alla partenza, quindi a Campovalano, dove hanno lasciato i mezzi per la cena solita che si usa fare.